In Europa l'e-commerce, business to consumer, quindi i dati di vendita da aziende a consumatori finali, segnano una costante e continua crescita. Nel 2017 il valore delle vendite supererà i 600 miliardi, calcolando tutta l'Europa, inclusa la Russia e la Turchia, quindi l'Europa geografica. La Gran Bretagna è il mercato più grande. Siamo quasi a 200 miliardi di vendite ai consumatori del Regno Unito. La Germania è il secondo paese, la Francia, con insieme Francia, Germania e Inghilterra, hanno più del 60% di tutto il mercato europeo, seguita dalla Russia. La Russia ha un potenziale non ancora completamente espresso, quindi sviluppa un fatturato, siamo a meno di 30 miliardi, decisamente limitato rispetto al numero di abitanti che ha e anche al numero di utenti internet. In Russia c'è un tema di logistica particolarmente complicato e in generale di strumenti di pagamento non adatti all'e-commerce. Poi c'è la Spagna e poi c'è l'Italia. È chiaro da questi dati e da questa chart in particolare come all'interno dell'Europa i paesi abbiano comportamenti molto diversi, questa si riferisce ai paesi dell'Unione Europea. Quindi abbiamo paesi come Nord Europa, dove la percentuale di utenti internet è praticamente il 100% della popolazione, siamo al 97-98%, e poi andiamo dall'altra parte, come la Bulgaria, piuttosto che la Romania, al 10, al 12, al 17%. La media italiana di accesso internet al 73% della popolazione non è lontana dalla media europea. L'Italia ha una media bassa rispetto agli acquisti online, quindi abbiamo solo il 29% degli italiani che comprano online, che sono appunto circa 20 milioni di persone. In Europa l'abbigliamento e seconda categoria le calzature e gli accessori sono le due categorie più comprate dagli europei. I prodotti di bellezza si posizionano circa a metà classifica, quindi sono comunque una categoria importante, ma non così dominante come l'abbigliamento e le calzature, che registrano tassi di crescita molto importanti, superiori al 10% anno su anno. Andando a chiederlo direttamente ai consumatori, la cosa è confermata perché, appunto, chiedendo a un campione di consumatori europei quali sono i prodotti che comprano di più online, abbiamo abbigliamento e articoli sportivi come prima categoria, seguita dalla categoria dei servizi, viaggi, biglietteria e hotel. Quindi la moda in generale è assolutamente un prodotto popolare in Europa. Vediamo alcuni dei protagonisti dell'e-commerce europeo del fashion and beauty. ASOS è il principale venditore di moda inglese, vende maggior parte dei prodotti con il proprio marchio, ma ha una sezione marketplace, dove singoli brand, singole aziende possono entrare e quindi sviluppare il proprio negozio col proprio catalogo. Quindi un'opportunità concreta di entrare e accedere in particolare al mercato inglese, che come abbiamo visto è uno dei più importanti al mondo. ASOS, tra l'altro, ha sviluppato nel tempo una user experience, quindi un'interfaccia per gli utenti molto, molto curata, di grande successo, e sono stati i primi a utilizzare nelle schede prodotto i video. Quindi in ogni scheda prodotto di ASOS, io, oltre alle classiche foto, ho a disposizione un piccolo video col prodotto indossato che dà decisamente maggiore idea, maggiore possibilità di capire il prodotto e la qualità dello stesso. Un altro operatore molto importante in Europa è Mytheresa, piattaforma tedesca, è una boutique online tedesca, multimarca, posizionata molto alto livello. Per i brand italiani è una grande opportunità per raggiungere il mercato tedesco del centro-nord Europa, per raggiungere soprattutto un certo tipo di cliente attento e interessato a prodotti di fascia alta che va a comprare regolarmente su Mytheresa. In Francia abbiamo Galeries Lafayette. Galeries Lafayette,
grande department store, magazzino storico di Parigi presente in varie città di Francia, che di recente ha comprato la Redoute, che è uno dei principali venditori online francesi. Quindi è nata un'alleanza molto interessante dal punto di vista dell'omnicanalità, per cui si vuole offrire ai consumatori francesi, ma non solo, perché Lafayette vende in tutta Europa e tutto il mondo, una possibilità di esperienza integrata, quindi acquisto online, ma dove e quando possibile anche l'acquisto offline nei magazzini, nei negozi, gallerie Lafayette. Andando in Polonia, la Polonia è un mercato importante in Europa per l'e-commerce, troviamo il leader locale che si chiama Allegro, è un marketplace, quindi Allegro ha tante categorie di prodotto, compresa anche la moda e la cosmetica. Quindi l'azienda, l'operatore italiano interessato a raggiungere i consumatori della Polonia può sfruttare la posizione dominante di Allegro, che ha in questo paese il ruolo che in altri paesi ha Amazon, come quota di mercato e capacità di raggiungere i consumatori di quei paesi. Parlando di normative, quindi specifiche normative rispetto alla fashion and beauty, dobbiamo dire che l'online non ha delle particolari differenziazioni rispetto alla legge generale che regola queste vendite in tutta l'Unione Europea. C'è un tema legato alla protezione dei brand anche nella parte digitale, quindi motori di ricerca, domini. In questo senso è molto, molto importante dal punto di vista dell'azienda andare a proteggere il proprio dominio, ad esempio facendo la trademark protection, per cui si può chiedere a Google, si può dichiarare a Google i marchi che sono di proprietà del brand e si può chiedere che Google ne limiti l'uso nelle motori di ricerca, nella parte di AdWords, solo all'azienda che ne è legittimamente titolare.